È un contributo più che notevole quello che l'ospedale Santo Stefano sta dando alla raccolta di plasma iperimmune per la cura del Covid-19. Su 140 sacche toscane inviate all'azienda ospedaliera Cisanello di Pisa, capofila del progetto Tsunami, ben 68 vengono da Prato grazie alla generosità di altrettante persone guarite dal Covid e completamente rispondenti al rigido protocollo sanitario. Alessandro Scarselli è il 68esimo donatore e oggi ha accettato di parlare con noi mentre il macchinario del centro trasfusionale del Santo Stefano gli preleva il suo plasma magico. La cosa particolare è che questa non è la sua prima donazione. Contagiato a marzo e guarito ad aprile, Scarselli è stato uno dei primi a contribuire al progetto Tsunami lo scorso giugno insieme alla sua compagna. La sua condizione immunitaria è talmente forte che può continuare a donare plasma iperimmune. Questi anticorpi, oltre ad averne tanti, devono anche avere, diciamo, la dottoressa mi disse guantoni, come per dire, devono essere compatibili. E a quanto pare, stranamente o fortunatamente, non lo so, io sono uno tra i pochi che lo posso donare. Scarselli non è l'unico donatore bis registrato a Prato, ma è quello con la protezione più alta, fenomeno che ci spiega il dottor Antonio Crocco, direttore della struttura di medicina trasfusionale Prato Pistoia. Non esiste il paziente standard. E ci sono alcuni pazienti che continuano ad avere un titolo molto alto, mentre ce ne sono alcuni in cui il titolo si è notevolmente abbassato. Ma questo non vuol dire che non hanno il titolo, molto probabilmente perché la risposta immunologica, la memoria immunologica in questo caso la continuano sicuramente a mantenere. Sono tutti dati che comunque dobbiamo confermare perché è un virus nuovo, ancora molte cose non si sanno. Il contributo pratese è alto, ma in termini assoluti i numeri sono bassi proprio perché non tutti hanno una risposta immunitaria adeguata a rendere il plasma capace di sconfiggere il virus degli altri pazienti. Si pensi che solo a Prato sono stati vagliati oltre 100 candidati donatori, ma di questi solo 68 hanno ricevuto il disco verde. Bisogna avere il tampone negativo al momento in cui si deve donare il plasma, bisogna avere anche un titolo anticorpale piuttosto alto, superiore a 1 a 160. Quindi questi sono tutti parametri che inficiano un po' nella selezione. Ogni donatore riempie una sacca da 600 millilitri che una volta giunta a Pisa viene sottoposta a processo di inattivazione virale in modo da non somministrare nei pazienti altri virus. Poi viene divisa in tre sacche da 200 millilitri l'una. Quindi in sostanza con la sua doppia donazione Scarselli ha dato al centro di Pisa sei sacche di plasma iperimmune. Se uno può, in un momento come ora, c'è tanta confusione, un po' negli ospedali, ma anche a livello, cioè secondo me aiuta anche personalmente a, come si può dire, a dire vabbè, ok, anche io voglio fare la mia parte, tutto qui.